C'era una volta, in una foresta rigogliosa, una piccola scimmia. Questa scimmietta amava ogni suo giorno. Giocava con i suoi amici, tra i rami, si tuffava nel fiume, assaporava dolcissime banane e dormiva sotto un cielo stellato. Poteva contare su amici leali, una giraffa, un tucano e una tartaruga. La vita nella foresta era bella e piena di allegria. Amava la sua casa e la rispettava profondamente. Grazie al lavoro congiunto con gli agricoltori locali, si prendevano cura della vegetazione della foresta, ringraziando per i doni della natura. Ma un giorno la tranquillità fu disturbata dal rombo degli escavatori, che iniziarono ad abbattere gli alberi. Cosa stava succedendo? Quello che sta succedendo è che le grandi fabbriche estraggono risorse dalle foreste per guadagnare molti soldi, danneggiando la natura. Facendo questo, molti animali rimangono senza casa. Questa attività non solo priva gli animali del loro habitat, ma colpisce anche gli agricoltori, che rimangono senza spazio per coltivare cibo. Ma cosa succederà alla nostra amica scimmietta e alle sue compagne? Questa foresta è dove vivono e giocano, e non sarebbe giusto se dovessero andarsene da casa loro. Loro non vogliono andare da nessuna parte. Ma quando sembrava che tutto fosse perduto, apparve una luce di speranza. I contadini si erano uniti per dire basta e riuscirono a fermare l'azienda che voleva distruggere la foresta. La foresta venne salvata. Ora la nostra amica scimmietta e tutte le sue compagne possono tornare a godersi la loro casa felici e libere. I contadini possono continuare a curare la terra con amore, coltivando cibo che sia buono e sano per tutti. I boschi e le foreste sono estremamente importanti per il pianeta, perché ci forniscono cibo, materiali che utilizziamo ogni giorno e l'aria che respiriamo. Quando le grandi aziende tagliano molti alberi solo per fare i soldi, causano gravi danni alla natura e a noi che viviamo in essa. Ma non tutto è perduto. Ci sono molte persone e gruppi che stanno lottando affinché i boschi rimangano intatti, in modo che gli animali, le piante e anche noi possiamo goderne in futuro. Anche tu puoi contribuire a fare la differenza. Se tutti lavoriamo insieme, possiamo prendere cura dei boschi e assicurarci che rimangano un rifugio per tutti.